Allora, io sono molto soddisfatta di sapere che il nostro Premier ha superato la vigile attesa. Siamo tutti felici! Siamo proprio felici per lui. Siamo infelici invece per un pupazzetto che io chiamo Pastorello di San Gregorio, almeno al secolo Gigino o Bibitaro, sta cercando il gas in Angola, sta cercando. In Mozambico, in Zambia, cioè dove si sa che il gas non c'è. Proprio non c'è. E, povero figlio, voi immaginate il disagio di uno che omologa Libia e Libano, si starà domandando dove cazzo sta il Congo. E non è un'impresa da poco. Così abbiamo espresso anche finalmente una sorta di commissione di accattoni viaggianti, perché il suo socio in questo momento si chiama Cingolani. Allora, voi non sapete che, o sicuramente lo sapete, che se ne fa Cingolani ha dichiarato che il pianeta è stato progettato per 3 miliardi di persone. È il re Ipsa che abbia parlato col progettista. Beh, ci ho parlato pure io. Mi ha detto che Cingolani è uno stronzo. Questo pizzo geniale, quasi come quello dei monopattini, ci chiama terrestri. Sì, i terrestri devono, i terrestri sanno, i terrestri fanno. Lui da dove è venuto? E il problema qui non è solo quello di cominciare a ridere, perché come ha detto bene il nostro futuro sindaco di Lucca, dobbiamo imparare a ridere di questi buffoni. È tutta gente, che porta delle storie nei cognomi. Fico. È buono. Figuratevi se è la Boldrina a chiamarsi Fico con la pretesa di cambiare tutte le finali. Sapete quante risate ci saremmo fatti, considerando che è un cesso. Fico. Buona fede. È morto. Ma, vabbè, ho bibitato, ne abbiamo già parlato, non se ne parla più. C'è sempre speranza. Il drago, non se ne parla più, ma questo è veramente un paese delle favole. Cominciò con un cavaliere che portò una serie di damigelle al palazzo. Sono quelle che io chiamo puttane di Stato. Poi, naturalmente, in una favola ci sono sempre come protagonisti gli animali. Nel nostro caso, un insetto, Grillo. E dopo Grillo arrivò un conte che aveva una fata speciale estratta dal Grande Fratello. Una fata veramente irresistibile. E dopo questo che poteva arrivare? Un drago. Ma dopo il drago ci siamo noi.